Ciao, sono la dottoressa Maura. Oggi ti parlo di come migliorare il problema della cattiva circolazione. E questo problema può colpire ogni fascia di età e non è un problema stagionale, quindi si può verificare dall'inizio alla fine dell'anno. Quali sono i sintomi che possono far pensare a una cattiva circolazione? Formicolio agli arti, mani e piedi sempre freddi, gambe gonfie e doloranti e macchie violacee nella parte inferiore della gamba. Quali sono le cause che possono portare a una cattiva circolazione? Innanzitutto l'ereditarietà, però ci sono anche delle abitudini scorrette che ci portano ad avere questi problemi, e sono l'utilizzo dell'alcol, del fumo, abitudini alimentari scorrette come l'utilizzo di sale e condimenti in maniera eccessiva, l'utilizzo di indumenti e di scarpe strette e scomode e la sedentarietà. Allora, come fare per risolvere questi problemi? Innanzitutto idratare l'organismo con dell'acqua, delle tisane, per evitare di ristagno dei liquidi. E poi evitare il più possibile alcol e fumo, utilizzare degli indumenti abbastanza comodi e non stretti, che possano dar fastidio alla circolazione, e perché no, perdere anche del peso e muoversi il più possibile. Se pensi che questo video sia stato interessante, condividilo con i tuoi amici. Grazie. Thank you.